Non gettate via dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande, diciamo insieme, grande ricompensa. Apprezziamo tanto la presenza dello Spirito Santo quando ci induce all'adorazione. Sentiamo come i cieli sono aperti di sopra noi e noi ringraziamo Dio perché è qualcosa di reale. Il cristianesimo non ha bisogno di essere fantasticato. Il cristianesimo è vivente, è reale, lo viviamo ogni giorno. La presenza di Gesù, egli è reale. E ci ha dato il suo meraviglioso Spirito, Spirito Santo, Spirito di Dio, lo Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti. Lo ha dato a noi per insegnarci le vie di Dio, per stabilire in noi una vera passione per il cielo, per le realtà celestiali. Preghiamo spesso il Padre nostro, tuo regno venga e la tua volontà sia fatta in terra come è fatta in cielo. Abbiamo anche imparato a pregare, a ordinare che il cielo serrato si apra e che venga il tuo regno, Signore. La Chiesa si adopera per questo fine, questo scopo, e di vedere il regno di Dio manifestarsi qui sulla terra nella pienezza. Cristo lo ha inaugurato attraverso la sua morte e risurrezione, lo ha stabilito una volta e per sempre, e la Chiesa adesso esegue queste vittorie, questi ordini che Egli ci ha dato. E noi ringraziamo Dio che ci ha dato il suo Spirito, ma ci ha anche dato 9 doni particolari. Ti ringraziamo il Signore. Io ringrazio Dio per tutti i doni, però vi dico sinceramente, li voglio vedere tutti manifestarsi nella Chiesa. Che dite? Siamo d'accordo? Sicuramente chi ha bisogno di guarigione vorrebbe vedere i doni di guarigione all'opera. Chi ha bisogno di un miracolo vuole vedere la potenza di Dio manifestarsi attraverso un miracolo. Okay? C'è chi ha bisogno di fede perché deve affrontare qualcosa e ha bisogno che Dio li sostenga, li rialzi in modo particolare e li porti verso la direzione di una soluzione desiderata. Ha bisogno di conoscere la volontà di Dio e il volere di Dio riguardo una situazione. Abbiamo bisogno della voce profetica nella Chiesa. Abbiamo bisogno di mettere a nudo le cose nascoste e quindi dobbiamo sapere chi c'è dietro, se è lo spirito di Dio, lo spirito di Satana, oppure è lo spirito umano, distinguere tra spiriti. Abbiamo pure bisogno della parola di conoscenza per sapere cose del passato, magari che sono nascosti nel passato, Dio li rende palese attraverso il dono di conoscenza e poi ci dà anche il dono di sapienza. E io voglio parlarvi del dono di sapienza per non confondere il dono di sapienza con la sapienza umana. Sono due cose, due mondi completamente diversi. Andiamo a leggere in Ecclesiaste, al capitolo 1, leggeremo dal versetto 12. Io, il predicatore, sono stato re di Israele in Gerusalemme e ho applicato il mio cuore a cercare e a investigare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo.
Questa è un'occupazione penosa che Dio ha dato ai figli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole ed ecco, tutto è vanità, è un cercare di afferrare il vento. Ciò che è storto non si può raddrizzare e ciò che manca non si può contare. Io ho parlato col mio cuore dicendo, ecco, io ho ottenuto grandezza e acquistato maggiore sapienza di tutti quelli che hanno regnato prima di me in Gerusalemme. E il mio cuore ha visto molta sapienza e conoscenza. E ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza, come pure a conoscere la follia e la stoltezza. E ho compreso che anche questo è un cercare di afferrare il vento. Poiché dove c'è molta sapienza, c'è molto affanno. E chi aumenta la conoscenza, aumenta il dolore. Wow! Forse da ripetere questo. Non è saltato dalle pagine del... E chi aumenta la conoscenza, aumenta il dolore. Come si dice, occhio non vede, cuore non dole. Quello che sai, poi diventi responsabile per quello che sai. Per questi bambini si godono una vita migliore dei grandi. E Dio vuole che tutti diventiamo come piccoli fanciulli. Salomone inizia dicendo io. Non credo che voglia attirare attenzione a se stesso per vanagloria oppure perché era egocentrico, ma perché voleva dire voi mi conoscete e sapete chi sono e siccome mi conoscete sapete pure che io mi sono applicato per conoscere la vita. Usa il termine per conoscere, capire, comprendere, intendere tutte le cose che accadono sotto il sole. Durante la giornata voglio capire quello che succede e forse la sua giornata era piena di osservazioni, forse aveva qualcosa in mano che scriveva, si faceva degli appunti. Ovviamente sappiamo che ha scritto quasi tutti i proverbi che abbiamo nel libro dei proverbi e quindi studiando la vita, non solo osservando ma studiando la vita, cercare di comprendere, cercava di raggiungere una sapienza che gli potesse permettere di guidare il popolo di Dio. E si applica alla conoscenza, si applica alla sapienza. Quindi quando dice io, dice voi mi conoscete. E sicuramente mi avete visto camminare in giro con un libretto e gli appunti. E studiando ogni situazione che succedeva sotto il sole. Dice io. Poi dice il predicatore. E so che sono ascoltato da molti. D'altronde io sono il re, quando il re parla tutti i sudditi ascoltano quello che il re ha da dire. Ci ricordiamo anche della storia delle due prostitute che hanno avuto due bambini 3 giorni di distanza uno dall'altro. Mentre una dormiva si addormentò su suo figlio e il bambino morì. Quindi che cosa ha fatto? È andata dall'altra, ha preso il bambino morto, l'ha trasferita all'altra e si è presa l'altro bambino che era vivo. E quando si svegliarono, lei se ne accorse che questo bambino morto, aspetta, questo non è mio figlio. E quindi si trovano poi davanti al re per ridurre il tempo del racconto della storia. Si ritrovano davanti al re e il re dice no, queste donne dice no, questo è mio figlio e l'altra dice no, questo è mio figlio, suo figlio è morto, no, il mio figlio vive, suo figlio invece è morto.
è la sapienza di Dio, perché il termine usato lì è descritto come la sapienza di Dio scende su Salomone e dice: qualcuno mi dia una spada. Prende questa spada in mano, dice: voglio che si divida questo bambino a metà, ne diamo metà a uno e metà all'altra. La vera mamma, no, dalla all'altra. No, 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 ce lo dividiamo, è giusto. Vediamo anche in questo la stoltezza. Dove si preferisce che una vita sia troncata pur di portare avanti il proprio progetto. E chi a volte porta avanti il proprio progetto non interessa poco quello che succede agli altri. Come la persona che si trova a mare, sta annegando, trova qualcuno per affondare prima che affondino loro e si anneghino. Vediamo come in questa storia la sapienza di Dio scende dentro Salomone e gli dà questa sapienza per come risolvere questo problema. Quanti di noi abbiamo bisogno di risolvere problemi che non riusciamo a risolvere? Ovviamente sto parlando a una comunità dove nessuno ha un problema. Beh, c'era un fratello, si chiamava R.W. Schambach, concludeva il suo messaggio: tu non hai nessun problema, tu hai bisogno di avere fede in Dio. Così finiva. Fede in Dio. Quindi questi che vedevano la sapienza di questo re, lui si chiama il predicatore, dice: io, il predicatore, sono ascoltato, tutti mi ascoltano, dipendono dalle parole che procedono dalle mie labbra, come se io avessi la parola di Dio nelle mie labbra. Dice: io, predicatore, sono stato re di Israele in Gerusalemme, nella città di Dio. Un luogo particolare. Dice: e ho applicato il mio cuore a cercare e a investigare con sapienza, notate, con sapienza, tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione penosa. Aveva ricevuto sapienza per guidare il popolo di Dio, ma negli studi suoi per capire le cose applicava la sua personale sapienza. Io dico sempre, me l'avete sempre sentito dire, quando Dio ordina qualcosa, se la protegge, si paga, se la paga. Quando è da parte di Dio, Dio è la protezione dell'opera, come è stato la protezione di Israele, e per questo c'è oggi la sopravvivenza di una nazione che è stata nei millenni assediata tante volte, ma sempre liberata. E come cristiani, quando noi ci allontaniamo dalla sapienza di Dio e abbracciamo la sapienza del mondo, cominciamo a correggere la sapienza di Dio. Cosa voglio dire? Ho sentito usare questi termini purtroppo troppe volte, dove si parla non della sapienza di Dio che trascende tutta la sapienza umana, ma si parla di
avvedutezza. Si parla, dobbiamo essere saggi. Ascoltatemi, fratelli, nessuna saggezza umana, nessuna sapienza umana, nessun intelletto, capacità intellettuale umana, nessuna avvedutezza può mai essere paragonata alla sapienza di Dio. Dio parla sempre in termini soprannaturali. Dio ha dato un dono alla Chiesa chiamata la parola di sapienza, cioè sapere cosa fare in un tempo molto difficile, dove non si sa come agire. Quanti di noi andiamo alla ricerca di consigli? Abbiamo un cellulare con tanti numeri e sicuramente su questo cellulare ci sono un sacco di numeri che possiamo chiamare quando ci troviamo in qualche difficoltà e non sappiamo cosa fare. Eppure il Signore ci ha dato, come abbiamo già detto, ci ha dato il suo spirito e siamo contenti di avere il suo spirito, ma chi chiede? Chi si ferma? Chi si apparta? Chi si mette da solo davanti al Signore e dice: Signore, ho bisogno di una parola di sapienza. Io apprezzo l'onore che alcuni tra di noi hanno di essere persone molto avvedute. Apprezzo la loro come si dice, fedeltà ai principi e quant'altro. Ma quando Dio parla e quando Dio dà sapienza, deve essere qualcosa di molto sconvolgente. Cosa voglio dire? Sconvolge le tue convinzioni, mette sotto sopra quello che tu pensavi era, adesso scopri che non era. Credevi che era così e adesso è così. Perché quando la sapienza di Dio viene rivelata, manifestata, non viene articolando, come me, se posso usare questo termine, articolando i pensieri di un uomo che segue la scia di strategie umane, che segue quello che si è fatto in questo mondo. La sapienza dice a Eliseo, quando cercavano la scure, vi ricordate che era affondata nel Giordano e non si poteva trovare perché le acque erano così sporche che non si riusciva a trovare questa scure. La sapienza umana che ti dice, devi andare nel fondo, nel fondale, e lo devi cercare, devi trovare un altro metodo. Ma il metodo di Dio era quello di buttare un pezzo di legno che fa venire a galla la scura. Stiamo seguendo? Questa è la sapienza di Dio. Tu non scoprirai mai le ricchezze del cielo seguendo i tuoi istinti. Se tu segui i tuoi istinti, ti porteranno al raziocinio, ad essere mentalmente o applicare le tue facoltà mentali per raggiungere fini e scopi dove Dio vuole rivelare se stesso nella sua potenza. Alleluia.
Dice, ho applicato il mio cuore a queste cose. Dice, a cercare, a investigare con sapienza. Mi sono applicato a queste cose. Tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione penosa. Riflettiamo a queste parole. Dice, io mi sono applicato per queste cose, ma è un'occupazione penosa. Mi ha portato tanto dolore. Quanti di noi siamo stati delusi da nostre scelte che pensavamo una volta erano la sapienza di Dio? Nella mia esperienza, la parola di sapienza a volte è stata quella di tacere e aspettare. A volte è stata quella di non agire affatto. Altre volte, in tempi di negoziare in una situazione, il Signore mi dice, stai, fai silenzio, non parlare. E gli altri, e chi stava negoziando con me, aveva già un'idea di quello che voleva fare, ma il mio silenzio lo ha fatto così ingarbugliare, si è così confuso, che una volta mi hanno tirato fuori da un locale che era a mezzo di questo locale e mi hanno dato un locale il triplo di questo locale per lo stesso prezzo, perché io con la mia sapienza, la mia saggezza, ero andato per dirgli esattamente quello che avrei pagato per l'altro. E io già ero pronto a negoziare, perché già avevo fissato una cifra, avevo in mente una cifra, io andrò con questa cifra. Ma quando mi sono presentato con il padrone a negoziare per un edificio, il Signore mi dice, fai silenzio. E stare lì, guardarlo in faccia, sorridere, non dire una parola. Lui mi guardava. Poi era imbarazzante, per me era pure imbarazzante, però volevo obbedire ad ogni costo. Sono rimasto nel mio, lui è rimasto nel suo per breve tempo. E poi ha parlato, dice, no, volevo che tu lasciassi l'altro, ti do questo. Ho detto, allo stesso prezzo? E lui ha detto sì, per lo stesso prezzo. Alleluia. Ho molte storie da raccontare, ma non abbiamo tempo, ne stanno venendo altri. Ma la sapienza di Dio confonde la sapienza umana. Non abitano nello stesso vicinato. Non abitano, non coabitano. La sapienza di Dio la ottieni chiudendoti con il Signore, Spirito Santo. Ho bisogno che tu mi dia una parola e sapere aspettare fino a quando. Fratelli, nella mia attività io direi il 95% di tutte le gare di appalto le ho vinte così, aspettando il Signore. E il Signore mi dava o una visione, o mi dava un sogno, o mi dava una parola, o mi faceva sentire qualcosa di dentro, fare così, non fare colì, cose miracolose. Ma questa è la sapienza di Dio, perché ti vuole mostrare cosa fare. Forse c'è qualcuno in questo momento che deve fare una decisione importante. Il Signore dice, ti dice, questa decisione che devi fare, appartati con me, dice il Signore. E io ti mostrerò esattamente che cosa devi fare. Senza di me, Gesù ha detto, voi non potete fare nulla. Quanti sono convinti di questo? Io sono pienamente convinto, senza di lui non posso fare niente. E nemmeno mi precipito a fare qualcosa senza di lui.
perché lui è la mia avanguardia, è la mia retroguardia, mi accompagna, è dentro di me, è sopra di me, è sotto di me, è dappertutto il Signore. E se vado all'inferno e mi faccio il letto là, tu sei lì, dice Davide. E se scendo, se salgo fino al cielo, tu sei lì. Ovunque io vado, tu sei lì e sei sempre pronta a guidarmi in qualsiasi situazione. La tua sapienza dimora in me. Velocizzo. Io ho visto tutte le cose, dice, ma dice poi alla fine della mia vita, perché scrive questo alla fine della sua vita, alla conclusione dice, e dice, ecco, tutto è vanità, è un cercare di afferrare il vento, è come inseguire il vento, è una perdita di tempo, è uno spreco di energie. È uno spreco di energie. Ti assicuro che sbagli senza di lui, senza di lui. Ma con lui, la scrittura dice, siamo più che vincitori in lui. La garanzia per la sconfitta è trovata lontano dal suo consiglio. La garanzia per la sconfitta si trova lontano dal suo consiglio, ma lo Spirito di Dio ci è stato dato, il dono di sapienza ci è stato dato, per quale motivo? Per sapere che è disponibile, che è presente, ma non utilizzarlo, non sarà mai colpa sua, non ti lamentare. Signore, aiutami. E Salomone dice questo è come afferrare il vento. Versetto 15 dice, ciò che è storto non si può raddrizzare. Ciò che è storto, una volta una cosa è storta, dice, non si può raddrizzare. E noi ci applichiamo, dice, come corre dietro il vento, e ci applichiamo una vita intera per correggere cose che già sono storte. Vai avanti. E tanti sono rimasti indietro perché ancora vogliono riparare gli errori del passato. Se hai sbagliato è tempo di mollare, vai avanti. È il futuro che ti aspetta. La sapienza di Dio ti vuole accompagnare, vuole essere non solo al tuo fianco, ma vuole essere anche nella tua bocca, vuole essere l'ispirazione nel tuo cuore, vuole essere la tua gioia durante il percorso, e vuole che tu riconosca che senza di lui non puoi fare niente. Dice, ciò che è storto non si può raddrizzare. E ci sforziamo ancora di correggere il nostro passato. Quello che è stato, è stato. Abbiamo oggi, abbiamo domani. Applichiamoci non alla sapienza umana, all'avvedutezza, alla saggezza. Applichiamoci a conoscere lo Spirito di Dio, che ha un dono particolare, ed è il dono della parola di sapienza. Dice, ciò che manca non si può contare. All'originale vuol dire veramente. Dice, ma tu non puoi contare su quelle cose che ti hanno deluso nella vita, errori commessi. Quanti hanno, bollendo dell'acqua per fare la pasta, hanno dimenticato qualche volta di mettere il sale? No, non succede mai a nessuno, ovviamente. E quanti hanno dimenticato di averlo già messo e poi ne aggiungono il doppio? Sì, beh, siete tutti... Ascolta. Alla fine, ovviamente, non ti puoi mettere a tavola a dire che buono,
Non puoi dire che è buono se non gli hai messo del sale. È insipido. Se gli hai messo troppo sale, è da buttare. Con tutti i tuoi sacrifici. Se il tuo errore ti è salato, etlo. Allontanati da... Non contare più su quella cosa. Se il tuo passato ancora ti assilla, hai bisogno di una parola di sapienza per sapere come agire, per rilasciare te stesso dal tuo passato. E ciò che manca non si può contare. Io ho parlato col mio cuore. Io ho parlato col mio cuore. Mi fece una discussione. Io da solo. Ok, cuore mio, ma che dobbiamo fare qua? Vedo troppe cose storte. C'è qualcosa che posso raddrizzare? Boh, che ne so. La sapienza umana, in qualche modo, riesci a convincerti che tu abbia la capacità di correggere qualcosa che non si può correggere. Lo Spirito di Dio questa sera ti sta dicendo: non guardare più indietro. Lo Spirito di sapienza e la parola di sapienza non viene a te per dirti come correggere il passato. Ti dà una parola di conoscenza per dire: ricordati di quel problema, ecco la sapienza per come andare avanti. Ma Signore, io voglio andare, voglio ritornare, voglio... Quello che è successo è successo. Gesù era nel Getsemani, che pregava, sudando grumoli di sangue, mentre i suoi 3 discepoli erano lì. Qualcuno dice che pregavano, Gesù disse che dormivano. La prima volta Gesù si alza, va da loro e dice: oh, non potete vegliare con me in quest'ora di difficoltà? Sì, sì, Signore, alleluia, gloria a Dio, alleluia, alleluia, alleluia. Gesù si allontana, alleluia, alleluia, e si addormenta. E Gesù qui intensamente sta pregando. Oh, è stato dormendo di nuovo. È successo 3 volte. Che cosa ha detto Gesù la terza volta? Andiamo via da qui. Andiamo via da qui. Cosa vuol dire? Signore Gesù, noi ci sentiamo così male mentre tu guardi. Hai un volto, sei avvolto come dell'angoscia della morte. Ti vediamo nella sofferenza, ma noi non dormiamo stanotte. E siamo qui e se ci viene la sonnolenza, cosa ci possiamo fare noi? Ma Gesù... Non avevano capito dove Gesù stava andando. A un certo punto Gesù non li accusa. A un certo punto, dormite pure. La terza volta che Gesù va, gli dice: forza, andiamo da qui, andiamo via da qui. E forse il Signore stasera, non forse, il Signore ti sta dicendo questa sera: è tempo di andare via da una situazione che tu stai cercando di risolvere e stai insistendo di risolvere. Alcune cose che sono successe non puoi più risolvere. Li devi lasciare solo nelle mani di Dio.
e ringraziare il Signore che Lui ha preso il tuo passato, l'ha posto sotto il sangue di Gesù Cristo e ha lavato. Il Signore non copre il tuo passato, il Signore cancella il tuo passato e siamo noi a ricordargli del passato. Ecco la sapienza di Dio. Lo spirito di sapienza dice almeno questo re dice, parla con il suo cuore dicendo ecco, io ho ottenuto grandezza e ho acquistato maggiore sapienza di tutti quelli che hanno regnato prima di me. Guarda, ho fatto cose più grandi di tutti. E si paragonava a quelli di prima. Più grande di Davide, più grande di Saul. Ho acquistato maggiore sapienza di tutti quelli che hanno regnato prima di me in Gerusalemme e il mio cuore ha visto molta sapienza e conoscenza. Cioè io ho visto tanta conoscenza e conoscevo più di tutti, avevo più sapienza di tutti gli altri. E ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza, non la sapienza di Dio, la sapienza umana. Voleva conoscere la sapienza umana. E ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza, come pure a conoscere la follia e la stoltezza. Ho guardato e ho considerato tutte le cose, il modo come la gente interagisce l'uno con l'altro, come la gente si tratta l'uno con l'altro, dove si va, dove non si va, cosa si dice e cosa non si dice. E dice alla fine, dice, compreso che anche questo è un cercare di afferrare il vento. Ma alla fine, tu leggi una cosa di questo genere, ti fa bene a depressione. Ma se alla fine tutto è vanità, ma per chi campare? Perché applicarsi? Perché cercare la sapienza di Dio? Ma abbiamo capito che Dio non è compiaciuto di chi cerca le cose terrestri. È compiaciuto di chi cerca il cielo. Vuoi la sapienza terrena? Dio non si compiace. Se la vuoi, cercala. E se la troverai, ti assicuro che sarà tutta vanità. Si va a scuola perché si ha un sogno, io diventerò, io farò. Si va all'università, abbiamo un bel foglio di carta appeso al muro, meraviglioso, e siamo ancora senza lavoro. Prima di fare tutti quegli studi, hai chiesto a Dio che cosa dovevi fare? Ho compreso che anche questo è un cercare di afferrare il vento, poiché dove c'è molta sapienza umana c'è molto affanno. Sono andato a scuola per 32 anni della mia vita e guardami ora, non ho lavoro, non ho niente da fare, sono seccato. Mi sono così annoiato, non vedo un futuro, non vedo una speranza, non so che cosa fare. Ma sappi pure che coloro che dipendono da Dio, per la qualsiasi, sanno che cosa fare. Sanno che cosa fare, sanno come agire. Dice c'è molto affanno, dove c'è molta sapienza c'è molto affanno e chi aumenta la conoscenza? Devo sapere di più. Alla fine, senza Dio, aumenta anche il dolore.
noi stiamo vedendo una generazione nel dolore, una generazione che non trova via d'uscita e quindi si dà a bere, a ubriacarsi, si dà alla droga, alcuni commettono il suicidio, si tolgono la vita. Per quale motivo? Perché sono andato, hanno riconosciuto che hanno trascorso tanti anni cercando di afferrare il vento. Ma se solo i figlioli di Dio fossero un esempio per dire: sai perché io sto in pace? Sai perché io mi ritrovo nella tranquillità? Perché ho voluto il suo desiderio per me. Nel suo libro sono scritti tutti i miei giorni e io vengo ogni giorno a quell'appuntamento divino e la sua sapienza mi dice dove andare, cosa fare, cosa dire, chi incontrare, e non solo prepara la strada per me e mi dà una parola di sapienza. Il momento in cui c'è una decisione da fare, c'è qualcosa da dire, alziamoci i piedi. È meravigliosa la parola di Dio. Alleluia. Padre meraviglioso, è vero, molti sono nel dolore, purtroppo anche i tuoi figli sono nel dolore, perché si sono studiati tanta conoscenza. Oggi si rendono conto, Signore, di aver inseguito il vento, cercando di afferrare il vento, e tutto gli è sfuggito di mano. E adesso non hanno risposta per la loro vita, la loro condizione. Ma Signore, io ti prego che tu li possa visitare in modo particolare e che possano tutti riconoscere che tu non sei mai, ti sei mai allontanato da loro, ma che possano riconoscere che la parola di sapienza ancora sta nella tua bocca e che tu la vuoi rivelare al loro cuore. La vuoi rivelare durante la notte in un sogno, durante il giorno in una visione, o la vuoi rivelare attraverso le parole della tua parola, dove le parole stesse escono da queste pagine per parlarci come una rivelazione. La fede è ora. Ora la fede è certezza. Signore, noi abbiamo bisogno che il tuo spirito rinnovi la nostra collaborazione, la nostra partecipazione con te in tutto quello che fai per la nostra vita e non decidere per te riguardo alla nostra vita. Signore, noi abbiamo dato la nostra vita a te e non vogliamo riprendercela. Vogliamo che tu sia al controllo della nostra vita e di tutti i nostri giorni. Aiutaci a portare correzione, Signore, aiutaci a correggere i nostri passi e la nostra direzione e arrivare al punto di essere pienamente arresi a te. Ti ringraziamo, l'Eterno vi benedica e vi custodisca, l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi dia pace, che la parola di sapienza sia prontamente sulle vostre labbra, nei vostri pensieri, nel vostro cuore, mentre vi date alla conoscenza della sua parola. Signore, dai a tutti il coraggio di cercare la sapienza di Dio e allontanarsi sempre di più dalla sapienza umana. Grazie di tutto. Dio vi benedica.